La bacheca, libri. La lettera scarlatta, The Scarlet Letter, pubblicato nel 1850, scritto da Nathaniel Hawthorne. La nostra salute morale e intellettuale ritrae un gran giovamento quando ci troviamo obbligati a mescolarci con individui del tutto diversi, che non condividono le nostre aspirazioni e posseggono interessi e abilità che dobbiamo fare uno sforzo per poter apprezzare. Deve essere ascritto a credito dell'umana natura che, quando nulla venga a turbare il suo egoismo, essa è più incline ad amare che a odiare. Per un graduale e silenzioso processo, l'odio stesso si trasforma in amore, a meno che questo mutamento non venga impedito da una sempre nuova irritazione dell'originale sentimento di ostilità. Per l'uomo falso, tutto l'universo non è vero, e quando cerchi di afferrarlo, stringi un pugno di mosche. È impalpabile. E lui stesso, fino a quando si mostrerà sotto una luce falsa, sarà un'ombra, una cosa che non esiste più. L'opinione pubblica ha un carattere dispotico. È capace di negare il più banale atto di giustizia se le viene chiesto con troppa ostinazione come un diritto, ma altrettanto spesso concede molto più di quel che è giusto, purché si faccia appello, come tutti i despoti adorano che si faccia, esclusivamente alla sua generosità. I bambini partecipano sempre per istinto mimetico al nervosismo di chi sta con loro e in particolare avvertono sempre ogni turbamento o ogni sovversione imminente di qualunque genere nella situazione familiare. Gli uomini di intelligenza non comune che coltivano la morbosità possiedono questo occasionale potere di fare sforzi straordinari, in cui bruciano le energie vitali di molti giorni, restando poi come morti per altrettanti giorni. La prima edizione del romanzo La lettera scarlatta, The Scarlet Letter, pubblicato nel 1850, scritto da Nathaniel Hawthorne, fu un grande successo editoriale. Ancora oggi rimane uno dei libri più venduti in America, oltre a essere uno dei capisaldi della letteratura americana del XIX secolo. Libreriamo.it. Ambientato nella nuova Inghilterra puritana e retrograda del XVII secolo, il romanzo racconta la storia di Hester Prynne, che dopo aver commesso adulterio ha una figlia di cui si rifiuta di rivelare il padre, lottando per crearsi una nuova vita di pentimento e dignità.
Nell'insieme, Hawthorne esplora i temi della grazia, della legalità e della colpa.